Ciao bambini, il Vangelo di questa domenica racconta la storia di alcuni amici di Gesù, tre fratelli, Marta, la sorella Maria e il fratello Lazzaro. Gesù voleva loro molto bene e siccome erano molto amici, Marta, Maria e Lazzaro, accoglievano Gesù nella loro casa ogni volta che andava a Gerusalemme. Essi infatti abitavano molto vicino alla città, nel villaggio di Betania. Un terribile giorno, quando Gesù era lontano da Betania, Lazzaro si ammalò gravemente. Marta e Maria mandarono un messaggio a Gesù. «Per favore, vieni in fretta, altrimenti Lazzaro morirà». Purtroppo Gesù arrivò a Betania quando ormai Lazzaro era morto e sepolto da 3 giorni. Marta andò incontro a Gesù e piangendo gli disse «Se solo tu fossi arrivato più in fretta, Dio fa tutto quello che tu chiedi e avresti potuto guarire Lazzaro». Gesù consolò Marta e Maria e pianse per la morte di Lazzaro, perché era suo amico e gli voleva molto bene. Marta e Maria condussero Gesù al sepolcro. Gesù aveva una sorpresa davvero grande per loro. Lazzaro tornerà di nuovo in vita. Dio vuole che sia così. E tutti coloro che avranno fede in me vivranno, anche se moriranno. Gesù ordinò di togliere la grossa pietra che stava davanti alla tomba e chiamò Lazzaro per nome. «Lazzaro, esci fuori!» gridò. E Lazzaro uscì. Bimbi, proviamo a capire cosa ha fatto Gesù. Vedete questi due rametti? Sì. Che differenze hanno? Uno secco e verde. E c'è qualcosa che noi possiamo fare per far diventare il rametto secco come quello verde? No. Non possiamo fare niente. Ora che il rametto verde è stato tagliato dalla pianta, cosa succederà? Morirò. E chi è che ha il potere di ridare la vita a qualcosa che è morto? Gesù. È solo Gesù. Gesù ha il potere sulla morte e riportò in vita diverse persone che erano morte. E anche a noi dice che la vita continua dopo la morte. Buona settimana, bimbi!